Appuntamento fisso per il Giro della Toscana in ricordo di Michela Fanini, la cronometro di Campi Bisenzio anche nel 2015 è il punto cardine dell'organizzazione capitanata dal patron Brunello Fanini, una cronometro di 2200 metri nel centro cittadino della città alla periferia di Firenze, 2200 metri che andranno ad assegnare le prime maglie di leader in queste speciali classifiche nella corsa a tappe che ricorda Michela Fanini scomparsa a 21 anni orsono. Una organizzazione che quest'anno si articolerà su tre tappe, quindi ricalcata l'edizione del 2014 con l'apertura nel cronoprologo serale a Campi Bisenzio e poi la tappa in ricordo di Michela Fanini, quella con partenza ed arrivo a Segomigno in piano e l'ultima tappa, la tappa che invece dovrebbe assegnare la classifica generale da Lucca a Capannori. Sono già pronte le prime atlete, la prima ragazza che prenderà il via sarà la veneta Sofia Bertizzolo, caratterizzata dal dorsale di gara numero 33, la rappresentativa del Veneto, è una delle tante novità al via di questa manifestazione. La Bertizzolo è una ragazza molto giovane, classe 1997, è nata il 21 di agosto. E grazie all'iniziativa della regione Veneto, elle ha la possibilità di pedalare insieme alle grandi del ciclismo femminile. Ancora altre atlete alla partenza, è la volta della Federica Nicolai, caratterizzata dal dorsale numero 16, atleta di la formazione di casa, la formazione del patron Brunello Fanini, e poi ancora altre partenze. Questa volta abbiamo visto, stiamo vedendo l'atleta della Arom Italia, Vaiano Fondrest, la retina caratterizzata dal dorsale 62, Alessia Martini. Eccolo qua, Brunello Fanini, sempre nel vivo della corsa, sempre attento ad ogni singolo particolare per realizzare alla grande questa manifestazione. Numero 24 adesso inquadrata. Si tratta di Tatiana Antoshina, che veste i colori della nazionale russa, campionessa nazionale a cronometro in questa stagione per lei, atleta esperta, classe 1982, che taglia il traguardo. Attendiamo ovviamente i rilevamenti tempi delle atlete più attese quest'oggi. Adesso alla partenza con il dorsale di gara 97 abbiamo visto, stiamo per seguire, eccola qua inquadrata Annemiek van Vleuten, una delle grandi favorite di questa prima tappa di questo prologo iniziale di Campi Bisenzio, che sta pedalando molto forte in questa fase. Eccola qua la longilinea atleta olandese, una stagione sfortunata per lei con un infortunio che la terrà fuori dalla formazione del mondiale, ma sta pedalando molto molto forte già in queste prime pedalate per lei. Eccola qua a transitare nel controviale la Van Vleuten, anche lei atleta esperta, classe 1982, nata l'8 ottobre del 92, sta pedalando con un lungo rapporto nel centro abitato di Campi Bisenzio per questo prologo che apre l'edizione 2015 della corsa a tappe in ricordo di Michela Fanini. Si alza sui pedali la Van Vleuten in questo tratto del ponte che caratterizza l'altro giro di boa, il secondo di questo cronoprologo. E adesso questa curva che poi prevede il rientro nel rettilineo finale, ancora il passaggio dal ponticello per avviarsi verso l'epilogo della prova. Sta volando letteralmente la Van Vleuten con i tempi che ci vengono comunicati dai cronometristi, velocissima. La atleta olandese Annemiek van Vleuten sta per fare capolino nel rettilineo finale, veste i colori della Bigla Pro Cycling Team. Eccola, inquadrata anche dalle telecamere fisse, Annemiek van Vleuten sta per transitare sul traguardo ed il suo è un gran tempo. Due primi 54 secondi e 43 centesimi, il tempo della Van Vleuten, davvero un punto di riferimento importante per tutti coloro che vorranno battere l'atleta olandese che ha fatto segnare questo gran tempo. Noi nel frattempo continuiamo con le partenze. Nina Giulino per
Per quanto riguarda la Michela Fanini, record Rocks ha preso il via, adesso è la volta con il dorsale 76 di Daiva Tuslaite, eccola anche inquadrata dalle telecamere in moto, la portacolori della Impasotoli Giusfredi, atleta lituana, classe 1986, adesso è impegnata nelle prime pedalate di questo prologo, sta pedalando molto bene in questo frangente la lituana della Impasotoli Giusfredi, formazione toscana al via, e ci arriva anche un altro partenza in questa fase. Si tratta della dorsale 129, Veronica Kormos della nazionale ungherese. Ancora altre partenze. Si tratta adesso con il dorsale 98 di Iris Slappender, l'olandese della Bigla Pro Cycling. Nel frattempo ci arriva il tempo della Tuslaite, un gran bel tempo perché si posiziona alle spalle della Van Vleuten con un ritardo di appena 8 secondi dalla forte atleta olandese che per il momento detiene il primato. Intanto sostenitori anche dalla Sudafrica, infatti presente la nazionale della Sudafrica, una delle tante novità di questa edizione del Giro della Toscana in ricordo di Michela Fanini. Intanto partenza anche per Claudia Cretti della Impasotoli Giusfredi. Siamo in attesa ovviamente di altre atlete che eventualmente riusciranno a battere il tempo della Van Vleuten, un tempo che adesso ci viene segnalato essere il record per quanto riguarda il circuito di 2 km e 200 metri nel cuore di Campi Bisenzio, meglio addirittura di Marianne Vos. La Van Vleuten quest'oggi a testimonianza di come il livello di questo giro internazionale della Toscana femminile a tappe in ricordo di Michela Fanini sia un livello davvero molto elevato. Dorsale 77 al via, la altoatesina Anna Zita Maria Stricker, classe 94, per i colori della Impasotoli Giusfredi, lascia la zona di partenza, la ritroviamo nel tratto pedalato adesso con posizione aerodinamica per la Stricker, atleta altoatesina che dicevo veste i colori della formazione toscana Impasotoli Giusfredi. Buona la sua pedalata, sta pedalando molto bene, infatti i suoi tempi sono buoni all'intertempo, infatti sul traguardo si posiziona ad appena 11 secondi da Annemiek van Vleuten. Dorsale 14 invece per Azzurra Dintino della formazione di casa della Michela Fanini Record Rocks, e poi ancora con altre partenze la volta della dorsale numero 5, Susa Fernandez, la brasiliana della Aleci Pollini. Aleci Pollini che è la formazione che ha vinto la passata edizione con la statunitense Shelly Holz, e che ovviamente è interessata a far bene anche con le atlete che ha portato quest'anno al via. La Aleci Pollini schiera Malgosdiata Jasinska, Elena Berlato, Annalisa Cucinotta, Susa Fernandez, Maria Giulia Confalonieri, Beatrice Rossato e Francesca Cauz. Queste le atlete della formazione diretta dalla scalatrice Fabiana Luperini. Ancora altre partenze, ancora atlete della Bigla. Adesso è Lotta Lepisto, la finlandese della formazione tedesca, che per il momento con la Van Vleuten ha il miglior tempo. Buona comunque anche la pedalata della finlandese che sta per sopraggiungere sul traguardo, infatti nel rettilineo finale adesso l'atleta caratterizzata dal dorsale di gara numero 101. Andremo a fermare i nostri cronometri per vedere la sua prestazione, una prestazione buona per la Lepisto, che ferma i cronometri ad appena 10 secondi dalla compagna di squadra Annemiek van Vleuten. Dorsale 58 adesso per Marta Bastianelli, Adomitalia Valiano Fondrest per l'ex campionessa del mondo, classe 77. Eccola inquadrata anche dalle nostre telecamere in movimento per lei. Un tempo non nelle prime 10, comunque una buona prova per la portacolori della Adomitalia Vaiano Fondrest, che adesso transita nel controviale. Ed eccola qua Valentina Scandolara, una delle
promesse più cristalline del ciclismo femminile italiano. Milita nell'Orica Green Age, la formazione australiana, ma a quest'oggi ha avuto in questo giro della Toscana femminile la possibilità di partecipare con le ragazze della Top Girl Fassaborto, le cui il ricordo vola inevitabilmente a Chiara Pierobon, grande amica di tutte le ragazze del gruppo, grande amica di Valentina Scandolara, che ha voluto essere presente, ha voluto essere presente in questa manifestazione, lei che ha corso anche con i colori della Michela Fanini Record Rocks prima di trasferirsi nella formazione Down Under della Orica Green Age. E in vista del traguardo, la brava, bravissima Valentina Scandolara, che sta facendo un tempo eccezionale, un tempo che si avvicina e non poco a quello della Van Vleuten. Ecco dalla telecamera fissa Valentina Scandolara, che è seconda ad appena 5 secondi dalla Van Vleuten. Brava, bravissima Valentina quest'oggi, testimonianza di come sia davvero una grande condizione di forma quella della portacolori della Orica Green Age. Ed andiamo a riepilogare le maglie, quindi alla termine del cronoprologo, classifica generale, maglia rosa Geotech per Annemiek van Vleuten, maglia ciclamino Makota per Valentina Scandolara, maglia verde Mander per Daiva Tuzlaite, maglia azzurra Stana per Vera Köder, maglia giovani, maglia bianca Selle SMP per Maria Giulia Confranieri, la classifica straniera invece con la maglia arancio Kenda Farben per Annemiek van Vleuten, maglia generosità fantasia Euro ricevitoria Catelli per Canti Dorotia, classifica eleganza la maglia nera Angelo Impianti per Cerise Stander e la maglia gialla in ricordo di Michela Fanini per la vincitrice di tappa Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten, regina di questa sera, quando c'è un prologo davvero sei imbattibile. Annemiek, the queen of this evening. When we have a time trial, you are the best. Yeah, I like short prologues, so in the Giro d'Italia, Giro Toscana, and and I was happy now to be back because I had an accident, and it's nice to be back in good shape. Amo i prologhi, ci dice la Van Vleuten, li ho sempre amati, ma questa sera mi fa veramente molto piacere vincere qui dopo l'incidente che ho patito quest'estate in allenamento. And this evening, questa sera, a great difference between you and other racers, una grandissima differenza fra te e le altre atlete. Yeah, also for me, because I had a new best time for on this course, so I'm very happy, 3 seconds faster than I was before, so good shape I think. Avevo già vinto l'anno scorso, questo è il miglior tempo in assoluto mio di sempre, sono veramente molto molto contenta. And a final question, ultima domanda. And two other stages, you are the leader. Yeah, and I want to stay like that, so I give everything to have this jersey, to keep it. Abbiamo chiesto alla Van Vleuten se con due tappe, ora che è leader, vuole tenere la maglia. Lei ci ha risposto candidamente sì, ci proverò, faremo di tutto per vincere questo Giro della Toscana. Thank you. No thanks. Valentina Scandolara, quando si dice che ci vuole davvero poco per agguantare la vittoria, non stiamo dicendo una bugia, non stiamo dicendo una falsità, perché questa sera sei andata davvero forte, forse Van Vleuten irraggiungibile, ma davvero hai dato il meglio di te. Beh, la Nemica è sempre fortissima su queste gare, e 5 secondi non sono pochi onestamente su questi percorsi, però per me è una vittoria perché lei è veramente una specialista, è molto fisicamente molto più potente di me e molto più adatta, quindi per me stasera è come una vittoria, e arriva dopo delle gare in cui ho avuto delle soddisfazioni, ho fatto una vittoria all'Ardèche, un altro podio sempre in Ardèche e in Norvegia, quindi prima del mondiale questo mi dà fiducia, spero in una convocazione, spero di fare eventualmente un buon mondiale, e però per ora ci sono questi 2 giorni in cui lottare e provare a sfilare la maglia rosa ad Annemiek. Quindi possiamo dire, prendendo in prestito una frase del motociclismo, Valentina Scandolara c'è e proverà a vincere già a partire da domani. Ci si prova sempre, si combatte sempre, stasera sono soddisfatta di quello che ho fatto e spero di essere anche nei prossimi giorni. Assessore Porcu, festa voleva essere, festa è stata in tutti i sensi, le atlete che hanno dato uno spettacolo davvero incredibilmente emozionante, una risposta del pubblico come sempre grandiosa ed appassionata, tutto bene. Ma benissimo, dai, l'entusiasmo è sempre tantissimo, poi
quando si arriva in fondo a una manifestazione più che mai. Con un risultato come stasera io penso che si può essere tutti soddisfatti, però la garanzia è sempre la solita. Ormai, come dicevo prima, la Coppa Toscana Fanini ormai è un evento annuale che tutti i campigiani aspettano e noi non possiamo tradirli sotto il profilo sportivo, perciò andiamo avanti così. Ripeto sempre, va bene tutto lo sport, ma quando è di qualità si fa un passo avanti a tutti. Brunello, questo è un attestato di stima che vale la tua esperienza, vale la tua capacità organizzativa del lavoro tuo e dei tuoi uomini? Sai, dopo 20 anni e più che siamo insieme, ormai siamo diventati, non c'è più rapporto sindaco-assessore Brunello, siamo amici, si mangia e si beve insieme senza problemi. Qui Campi veramente è l'unico comune che mi ha sempre seguito, ci sono attaccato ancora di più per il semplice motivo che l'anno scorso hanno intitolato una piazza bellissima a Michela Fanini, quindi noi si fa tutto per lei, tutti i dirigenti che ho, gli accompagnatori, i volontari, si lavora un anno in questa gara qui, e il Campi è sempre stato bellissimo, stasera ancora di più perché veramente c'era molta gente, ha vinto una grande campionessa e sono veramente felice. Quindi insomma chiudiamo subito in positivo il primo atto. Chiediamo positivo il primo atto, domani sì, la prima tappa, ma non una tappa diciamo più che altro pianeggiante con due strappi di leggera salita, e domani è una giornata piena di su Michela, quindi ancora di più sarà un bel ricordo. When